Siano lodati Gesù e Maria. Come sempre accade quando mi reco in questi luoghi santi, io cedo la parola ai grandi protagonisti. Così è stato a San Giovanni Rotondo, così faremo anche qui presso la Vergine della Rivelazione. C'è un testo stupendo di cui già vi ho parlato e che vi consiglio, che è il Veggente di Saverio Gaeta, che racconta tutto quello che la Madonna ha poi raccontato e detto a Bruno Cornacchiola, non soltanto il 12 aprile del 47, ma anche con diverse apparizioni e comunicazioni postume. Io vi leggerò alcuni stralci del capitolo 10° del libro, dove titolato Gli ultimi appelli, dove la Madonna fa una serie di raccomandazioni importanti e che riguardano molto molto attuali, che riguardano, come sentiremo, in larga parte cose che stiamo adesso ampiamente vivendo. Gli appelli sono 10, ve ne leggerò qualcuno, qualche piccolo stralcio, ma poi ci soffermeremo sul quinto, che è molto attuale. Teniamo presente che questo messaggio è stato dato, come dice, il 4 gennaio del 1999. Al secondo punto, la Madonna dice: la Chiesa tutta subirà una tremenda prova per pulire il carname che si è infiltrato tra i ministri, specie fra gli ordini della povertà. Prova morale, prova spirituale, per il tempo indicato nei libri celesti. Questo male si infiltrerà nei cuori, specialmente nei cuori dei miei figli sacerdoti. Quelli che lo professano, Signore, sono pochi. Ma agguerriti, e fanno di tutto per discreditare i tre punti base della salvezza, di cui già ti parlai: l'Eucaristia, l'Immacolata e la Santità del Padre. Vi è una superficialità devozionale solo riguardo a interessi materiali. Ecco perché i figli miei sacerdoti decadono, perché sono nel fango dell'orgoglio. Si credono sapienti di sapere ogni cosa e non sanno nulla, perché parlano di cose che dovrebbero tacere e non parlano della salvezza delle anime. Il resto non voglio fare pubblicità a Saverio Gaeta, però anche lui bisogna comprarselo, questo qui ve lo consiglio vivamente. Terzo appello: sacerdoti e fedeli saranno messi in una svolta pericolosa nel mondo dei perduti, che si scaglierà con qualunque mezzo all'assalto, false ideologie e false teologie. Io nel 99 stavo in seminario, non è che stavamo molto bene, ma quello che sta accadendo adesso, ci voleva fantasia per immaginarselo anche nel 2000, questo ve lo leggete. Poi, numero 4, vi saranno giorni di dolori e di lutti. Dalla parte d'Oriente un popolo forte ma lontano da Dio sferrerà un attacco tremendo e spezzerà le cose più sante e sacre quando gli sarà dato di farlo. Ed ecco quello che approfondiremo, perché non c'è soltanto l'appello ma anche delle parole meravigliose della Madonna. 5. Per questo ho detto che è di stretta attualità. Il mondo entrerà in un'altra guerra, più spietata delle precedenti. Maggiormente sarà colpita la rocca eterna nei secoli. Roma è la rocca eterna nei secoli, per essere rifugio dei santi eletti da Dio, viventi nel suo trono d'amore. Come abbiamo già visto nel Pullman, anche Bruno Cornacchiola ha visto, e non è l'unico, perché l'ha visto anche Edson Lauber, l'ha visto anche Pedro Regis, l'ha visto anche Civitavecchia, Fabio Gregori, che ha raccontato l'anno scorso, maggio, cose non belle sulla Rocca Santa e su altro. Leggo, virgolette: figli miei, ve lo ripeto di nuovo a noi, indossate la talare e il saio che vi distingue nella vostra consacrazione e accettazione di una vita donata completamente a mio figlio. Alla Madonna non piacciono i sostituti degli abiti sacri, nemmeno il clergyman. Piace la talare e il saio. Io, grazie a
La Vergine della Rivelazione a Civitavecchia, che ormai 15 anni abbiamo fatto il quindicesimo ricorre tra qualche giorno. Il 24 maggio sono 15 anni che porto la veste italiana, perché dal 24 maggio del 2008 l'hanno tolta anche io, ininterrottamente. Significato dell'abito sacro, lo spiega. Tale consacrazione e donazione è esclusivamente dedicata alla salvezza vostra, se la vivete, quindi l'abito sacro anzitutto noi che lo portiamo, e alla salvezza delle anime che sono a voi affidate come pastori che guidano e nutrono la Chiesa di Dio. Fate attenzione a voi stessi, perché la scusante che la vita moderna vi fa progredire è un atteggiamento e un'azione falsa, perché non solo la perdete voi, ma state facendo di tutto per perdere le vocazioni sacerdotali e religiose di anime consacrate. E poi si lamentano che in seminario e nei conventi non entra nessuno. Io taccio perché sto dall'ambone. Facendo così, voi spingete al male le anime, dando loro da mangiare una falsa libertà religiosa e morale, dimenticando di dare al gregge il vero amore di Dio, che è Dio stesso, vera libertà e vero amore. 14 agosto 1999, non virgolettate, Bruno dice: oggi 14 agosto 1999, mentre mi trovo a letto nella mia stanzetta di casa, Vergine della Rivelazione a San Felice Circeo, Latina, mi sento chiamare e riconosco la voce della Vergine della Rivelazione, nostra madre cara. Apro gli occhi e la vedo davanti a me. Sono le 2 del mattino. Per essere sicuro che sia veramente lei, mi faccio il segno della croce. Dopo 50 anni, giustamente, bisogna sempre essere umili, perché potrebbe essere il diavolo, si fa il segno della croce per essere sicuro che sia la Madonna. La Vergine mi guarda sorridente e mi dice: vieni, ti mostrerò qualche cosa che devi vedere e rifletterci sopra. Con la Vergine Santa mi trovo su un alto monte e mi dice: guarda, io vedo una moltitudine di gente indaffarata come formiche, che va e viene, si affatica, è stanca. Qualcuno cade a terra e vedo che si scagliano l'uno contro l'altro, colpendosi, e sento anche le loro voci eccitate, irose, che bestemmiano e si accusano l'uno contro l'altro del male che c'è nel mondo. Alcuni hanno in mano armi speciali, si fanno guerra, vedo sangue, morti in ogni dove. Improvvisamente sento tremare la terra sotto i miei piedi, mi agito, mi spavento. La Vergine mi dice: non temere, è un terremoto, segno di richiamo per tutto il mondo. Ditemi quanta gente conoscete che quando c'è un terremoto dice: ma forse questo è un segno di richiamo per tutto il mondo. Lo dico una cosa politicamente scorrettissima. Ci sono state tante veglie in questi giorni in Emilia Romagna su un certo argomento, e poi sono successi dei fatti. Ma chi lo sa se qualcuno si farà qualche domanda? Io dubito. Però sarebbe prudente e saggio farle queste cose. Chiuso parentesi, torniamo alla Madonna, che è meglio. Io chiedo: sono segni di richiamo alla conversione? Sono segni di richiamo alla dottrina e allo spirito di verità che hanno combattuto? La Vergine mi risponde: sono sordi e stolti. Vedono i segni che sono un richiamo, ma non riflettono sopra questa realtà. Tu prega e offri. La Vergine mi fa vedere religiosi e religiosi, sacerdoti, vescovi, cardinali, e mi dice: vedi, questi stolti, la Madonna non ha detto nulla, è riferito a religiosi, sacerdoti. Oh, la Madonna lo può dire, voi no, eh? La Madonna dice così: questi stolti negano Dio uno e primo e si fanno orgogliosamente essi stessi Dio. Chi si credono di essere, come si permettono? Io tante volte ho detto anche in pubblico: come si permettono, chi si credono di essere? Questa corruzione, questo male spirituale è per soddisfare il loro Dio con la divinità minuscola e il loro bene materiale. Fanno il male e non riescono a fare il bene, perché il male si è inserito e immedesimato nel loro spirito. Non mi sembrano cose di sinistra e dolorosa attualità.
sono fuori di mente. Lo diciamo pure noi, ma questo è fuori, perché delle volte lo fanno sempre, questo è fuori, fuori di mente, e camminano su una via sbagliata, non hanno fede e non credono, pur credendo di credere. Mi rivolgo ai miei figli sacerdoti, cari figli, fate capire da dove viene la vita. Chi è sulla terra, da dove prende la vita? Da dove prendono la vita gli uomini che vivono su questa terra? Sì, cari figli, fate conoscere da dove viene la vita che vivono. Vita che ha avuto un principio, che è stata donata da chi non ha avuto principio, perché Dio è vita eterna, sempre esistita, che dona la vita all'esistenza. Fate capire da dove viene l'esistenza. Dall'esistenza che esiste, esistenza eterna che è Dio, che ha dato la vita che esiste. E ora c'è un fine per tutto, e la vita in tutto che è Dio riprende vita. Mentre la Vergine parla, sento delle alte grida incomprensibili di gente piena di ira e assetata di sangue, e vedo il sangue scorrere come acqua negli uscelli. Virgolette, figli miei, sappiate che il diavolo o fa di tutto per far credere che non esiste, oppure si presenta succube dell'eterno amore e fa passare Dio per cattivo, e lui, il maligno, si presenta buono, convincendo che non è cattivo lui, ma è Dio il cattivo e il geloso, e lo dipinge e lo presenta in modo disonesto. Attenzione allora, pregate e praticate la dottrina della verità, ricordatevi bene queste parole, la dottrina della verità, per fuggirlo e non ascoltarlo, e pregate che il cielo vi aiuti a vincerlo con la spada. Vi ricordo qualcosa? La spada, stamattina ne abbiamo conosciuto un po' di spade, no? Mano a San Paolo, con la spada, che è la parola di Dio ma in senso ampio, della verità dottrinale. Ricordate queste due parole, verità dottrinale, perché le dottrine non servono, le dottrine, no, che sia messo, è importante l'incontro con Cristo risorto, è importante l'incontro con l'amore, le dottrine, sempre queste dottrine, è l'unica arma di difesa, la bellissima verità dottrinale, la chiama la Madonna. Gesù mio figlio al diavolo lo ha sconfitto e non può più regnare e fare un regno per conto suo come aveva deciso, ma è stato sottoposto alla forza di Dio, pur lasciandogli il Signore libertà nelle sue azioni, che sono limitate e non possono andare oltre le vostre forze, oltre la volontà di Dio. Adesso attenzione, non rigettate le cose sante antiche e non provocate scismi, ma lavorate e pregate, attenzione qui sarebbe da, per l'unità e non per l'unione. Mi ci vorrebbero due ore di tempo per spiegare questa frase. Per l'unità e non per l'unione, e ci vorrebbe mezz'ora. Non posso. Ricordatevi, figli miei, che amare tutti non è fare quello che fanno gli altri, che vivono di errori, di idolatria e di eresia. Queste cose sono da rigettare per non cadere sotto il giudizio di Dio, perché un giorno sarete tutti giudicati. Molti hanno perduto questo concetto di verità e non si accorgono che camminano e vi fanno camminare sulla falsa via, sentite queste espressioni, lontano dalle idee sostanziali della dottrina. La Vergine continua a parlarmi. Molti miei figli sacerdoti hanno perduto la dignità dell'ordine con la O maiuscola, non vivono più l'onestà e l'amore, non fanno più catechesi per insegnare alle anime. Da dove viene l'esistenza che esiste? Perché c'è un fine a tutto? Perché l'uomo muore? Questo devono fare i preti. Cari figli, fate capire che l'uomo ha un'anima da salvare e l'anima continuerà a vivere eternamente. Non dimenticate le quattro cose più semplici che voi chiamate i novissimi. Posso fare uno spot pubblicitario, un ciclo di catechesi appena terminato di quest'anno, e insegnatele agli altri. Che cos'è la morte? Che cos'è il giudizio?
che cos'è l'inferno e che cos'è il paradiso. Questo, per chi non ricordasse il catechismo, sono i quattro nuovissimi. Come sarà l'eternità? Faccio un altro spot, pelle l'amata, quasi finito. Venerdì prossimo, l'ultimo. Il Verbo mio, Figlio di Dio, che è via, verità e vita, ve l'ha fatto conoscere. Ma molti di voi, per filosofia o per falsa scienza, con l'H ovviamente, falsa scienza, con l'H, negano la verità e non la fanno conoscere alle anime assetate di verità, che vanno alla ricerca dell'acqua della grazia, ma incontrano le acque velenose che non dissetano, ma uccidono le anime. Io li chiamo i criminali, e lo dico davanti a Dio quando ci prego davanti al Santissimo, sono criminali quelli che fanno queste cose, perché uccidono le anime, che è un delitto molto più grande che uccidere i corpi. Voi avete questa responsabilità, figli miei. Vorrei tanto sapere se i preti ascoltano queste cose e se le ascoltassero, se ci credessero. Ho già detto che non voglio sentire cellulari, perché dovunque li sento scendo e crocchio. Poi, se c'è ancora un altro cuore, se siete stanchi, l'inferno c'è, non voluto da Dio, ma è luogo di condanna per chi vive la pazzia di essere senza eternità. Capite che significa? Perché io così pazzo, scemo, perché è pazzo, fuori di testa, che vive come se stesse questa vita soltanto. E questo è il modo migliore per andarsene dritti all'inferno. E non vive l'eternità che è padre e non padrone. Non negate l'evidenza, c'è il regno eterno, il regno che l'uomo perdette e che l'uomo dovrà riconquistare. Non ci vanno tutti nel regno. Non c'è la misericordia di Dio che dà un colpo di spugna e va bene, azzeriamo tutti i promossi col sé politico. Non funziona così. Non sta scritto questo nella Bibbia, nella tradizione, nel Magistero, né l'ha insegnato nessun santo, né mai stato detto nessuna rivelazione privata. Se potete andare a trovatevene una sola di queste cose qui. Mai detto queste cose. C'è un regno che è da riconquistare. Il regno di Dio, disse il nostro Signore, patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Ma ricordate che significa questa qui? Significa che dobbiamo combattere, dobbiamo sforzarci, dobbiamo andare contro i vizi, dobbiamo andare contro il peccato, dobbiamo andare contro corrente. Non dobbiamo vergognarci né di Gesù né del Vangelo né di niente, di avere rosario in mano. E voi, cari figli, sapete come, dove e quando. Come? Osservando la legge del lavoro e evitando la legge della giustizia. Dove? Nella vera Chiesa fondata da Gesù Verbo Eterno sulla pietra via degli Apostoli. Quando Gesù si è fatto uomo per voi e voi dovete farvi Gesù per salvarvi e salvare uomini. Io sono dall'eternità costituita sua madre. Qui c'è una piccola spiegazione di io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Dall'eternità costituita sua madre. E sarò madre anche per voi se ubbidirete ai suoi decreti di dottrina, ancora, e ai suoi sacramenti. Non cambiate la legge dello spirito, della vita spirituale. Molti di voi hanno fatto leggi umane che non hanno alcun valore per la salvezza dell'umanità. Ve ne sono tante che passano per dottrina di verità di salvezza e non lo sono. La legge di Dio, uno e trino, è la verità che Dio stesso fatto uomo ci ha dato e che l'uomo, pazzo di orgoglio, superbia e presunzione, nega la verità e agisce facendo tutto in vista della terra, negando i mezzi per evitare il peccato e la gloria del cielo. Figli miei sacerdoti, sappiate che le anime non vivono solo per la terra, è in vista di essa. Oggi la terra, dopo la caduta, continua famelica a ingoiare le anime per colpa degli angeli ricaduti per superbia e mancanza d'amore verso Dio loro creatore. Le anime, ricordatelo sempre, vivono eternamente e hanno quello che gli angeli decaduti non possono ottenere, perché sono spirito: la vita eterna
o il pentimento o la conversione. Questo gli angeli dei caduti non la possono ottenere. Infine, ci sarebbero tantissime altre cose, molto lungo questo, arrivo all'ultimo punto. Qui si fa qualche altro discorsetto politicamente abbastanza scorretto, vedete che la Madonna non è molto allineata, la Vergine Maria. Meno male che non gli possono fare niente, che è stato un altro niente. Però, quanti dopo la venuta del Verbo di Dio, mio figlio, che in vista della sua venuta per mezzo mio mi ha creato già nella salvezza, perché io dessi all'uomo, che io dessi Dio fatto uomo che salvezza, hanno costruito le loro eretiche false, idolatriche chiese. Immagino fare questo discorso, se lo faccio io questo discorso in qualche punto, cioè gruppi riuniti guidati dallo spirito del male. Molte religioni sono state inventate e si fanno passare per religioni spirituali, mentre sono inventate da una base materialistica e filosofica. Dio, cari figli, ha dato una sola fede e con essa la Chiesa, unica via di salvezza, che voi, catechisticamente parlando, l'avete giustamente contrassegnata, una santa cattolica e apostolica con Pietro Romano Pontefice. Infine, 13 marzo 2000, questo che ti dirò lo aggiungerò al messaggio del 14 agosto. Figli miei, carissimi sacerdoti religiosi e religiose, è una madre che vi parla, è un cuore di madre che vi fa riflettere su questa presente situazione delle terre. È scomparso quasi del tutto l'ambito danare e quello religioso, specialmente dalla parte maschile. Vi richiamo a tornare a rivivere l'abito perché il fedele non sa più a chi rivolgersi nel bisogno spirituale. Avete fatto scomparire il vero segno esterno ed è diminuito in voi anche quello interno. Ora il segno che vi distingueva dai fedeli che credevano, così facendo avete distrutto la loro fede in Dio e la fiducia in voi e non hanno più la forza per vincere il mondo, Satana e se stessi. Voi siete nel mondo, siete la categoria angelica, siete nel mondo, scusate, siete la categoria angelica e santa. Siete nel mondo, ma non nel mondo che è sotto la potestà satanica permessa da Dio. Siate fiamme ardenti di giustizia e di amore. Figli miei, la salvezza non è riunire tutte le religioni per farne un ammasso di eresie ed errori, ma convertirvi per unità di amore e di fede. Non si può costituire una chiesa, perché la chiesa è già costituita, per accogliere il pentito che è nell'errore e nell'eresia. Gli uomini devono vivere la chiesa e non la chiesa vivere di loro. Ripeto, gli uomini devono vivere la chiesa, non la chiesa vivere di loro. Spero che siate tutti abbastanza intelligenti per capire bene. Gli uomini devono essere persuasi della verità. Se voi tentennate, pare che tanti preti hanno paura di tante cose. Io sabato scorso ho celebrato un matrimonio, qui c'è la madre della sposa. Sapete come sono arrivati questi due miei cari figlioli al matrimonio? Perché non c'era. Non si sono dati neanche un bacio, neanche un bacio profondo. 34 e 30 anni, capito? Esiste gente del campo a concerto, non esiste. E addirittura hanno fatto il fioretto. Ci sono, abbiamo pensato che la settimana prima del matrimonio non ci diamo neanche i bacetti sulle labbra per prepararci meglio. Io gli ho detto di guardare queste cose, lo dico a tutto il mondo, perché se poi qualcuno non ci chiede, gli lasci il numero di telefono. E ce n'è un'altra di coppia che si sta preparando in questo modo. E c'è la madre anche della sposa, veramente c'è la madre sia della sposa che dello sposo, del promesso sposo e della promessa sposa.
due cari figlioli. Cioè, abbiamo paura di leggere di tagliare le leggi del matrimonio. La legge non è cambiata, eh. Io non so paura di leggere la legge del matrimonio, che le donne vadano vestite da donna e altre cose, non solo queste qui, ma tante altre cose. E se qualcuno le va in giro, buon divertimento. A me porta nulla. Se voi che impennate e vi spogliate, i preti che si vergognano di andare in Tamara. O non siete più in odore sacerdotale e avete perduto la sostanza della dottrina. Le labbra del sacerdote, chi ama la Bibbia, dice il profeta Malachia, devono custodire la scienza. Dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è sacerdote dell'Altissimo. Non deve parlare a gambe a un prete o dire l'aria fritta durante le omelie. Avete perduto la sostanza? Nessuno vi ascolterà più. Ma abbandonando la Chiesa, vanno nelle assemblee di capanne eretiche idolatriche. Sapeste quante sette ci stanno in giro? E tutti a puntare il dito, sono andati alle sette. Ma nessuno che si fa un po' d'esame di coscienza. Come mai sono andati alle sette? Perché se nessuno gliela pratica più la verità, io ve lo dico perché c'ho l'esperienza, gli uomini la vogliono sentire. Sapete quanta gente mi ha detto la prima volta che ti ho sentito ti avrei ammazzato? Poi è venuto a fare la confessione generale. Fate attenzione ai cuori falsi. Pregate e insegnate la verità per convertirli e salvarli dalle grinfie sataniche. Questo è tutto virgolettato, eh? Sono parole della Madonna che ci crede. Grinfie sataniche mondane o carnali, portandoli nella via della verità per ottenere la vita data da Cristo, che con umiltà e pazienza ha pregato stando sulla croce, il Padre, perché se chiedono perdono, mi perdono, in virtù del suo sangue, non vedendo la loro prima ignoranza, come disse sulla croce. Perdono loro perché non sanno quello che fanno. Cioè non hanno riconosciuto in Cristo uomo il Verbo Dio fatto uomo. La dottrina della Chiesa è di Cristo e non la può toccare nessuno. Questa è una grossa cosa che ho aggiunto io, eh? Ma tanto poi la aggiungo pure lei. La dottrina della Chiesa è di Cristo, il Verbo mio figlio, e io sono madre della Chiesa. Non cambiate la dottrina, ma cambiate i vostri cuori a vivere essa dottrina, che è sempre la stessa. Perché se non c'è stato un bacio prima del matrimonio e detto di Padre Dio, non glielo raccontavo questa agli sposi, perché non volevo far prendere un fatto presente. Ma Padre Dio non ha dato la soluzione ad una sua figlia spirituale, che me l'ha detto di persona, una settimana prima del matrimonio, perché era caduta in tentazione. Grande peccato, sto bacio una settimana prima, se la non dà. Ho detto vattene. Vado a confessare da un altro perché mi dava un dolore troppo grande e ti spiego perché. Perché con questo che hai fatto vi siete giocati una montagna di grazie che il Signore vi avrebbe concesso se aveste resistito una settimana di più. Quindi vado a confessare da un altro perché io ho un dolore troppo grande, la soluzione te la do. Se non ci credete, do il numero del telefono anche di questa. Queste cose non è, ma questo è 80 anni fa. Adesso la Chiesa è cambiata. Io quando sento queste cose, e viene proprio un... Non si cambia la dottrina, si cambia il cuore, ci si deve convertire e vivere essa dottrina per la salvezza vostra e del prossimo, che attende impaziente il vostro ritorno alla fonte pura dell'Evangelo, perché solo se si ritorna alla fonte pura dell'Evangelo poi si diventa evangelizzatori e si copre a strappare altre anime dalle grinfie di Satana, che è l'unico motivo per cui una santa chiesa esiste sul pianeta Terra. Non ha altre cose da fare o di cui occuparsi, se non la gloria di Dio e la salvezza degli anni, come è sempre stato, è e sempre sarà. Siamo davanti Gesù e Maria.